Buonasera ragazzi, io sono Dav e oggi siamo qui con un video speciale. Oggi ci troviamo sulla beta di Overwatch, gioco che ho già preacquistato e non vedo l'ora che esca a fine maggio. E adesso vi farò vedere cos'è Overwatch. Io utilizzo molto questo personaggio, chiamato Reaper, che è una specie di mietitore, le cui abilità sono... può sparare intorno a sé uccidendo tutti i nemici e teletrasportarsi dietro i nemici. E le sue armi sono due... pistole doppietta, possiamo dire, che fanno un danno abominevole. È un gioco molto bello fatto dalla Blizzard, ed è veramente fatto benissimo. Adesso ci sarà un minuto di preparazione e poi andremo in battaglia. Ok ragazzi, sta per iniziare la partita. Allora, cosa dobbiamo fare in questa modalità? Che ci sono tantissime modalità. In questa qua dobbiamo difendere quest'area qua e andiamo a fare in modo che i nemici non catturino quella zona. Il mio personaggio è un assassino, quindi devo cercare di andare dietro i nemici e massacrarli. E questo gioco è fatto benissimo, soprattutto di grafica e anche di gameplay. E non vedo l'ora di portarvelo. Allora, andiamo. Questi qua sono dei medikit. E come potete vedere in basso a sinistra c'è la vita. Al centro c'è una cosa, che è la mia ultimate praticamente. Quando è carica, che si carica uccidendo o facendo assist, posso fare una mossa suprema che nel mio personaggio è quella che vi dicevo prima, quella che giro intorno con le pistole e ammazzo tutti. Tanto dopo ve la faccio vedere e capite meglio. Come potete vedere, mi ho fatto un'uccisione. Poi adesso vi farò vedere anche la seconda abilità. Guardate che bello, possiamo andare dietro i nemici. Questi qua sono altamente nabbi, quindi no. Non si accorgono di me. Ok, ho ucciso uno. Doppia. Nice. Vedete, io posso premere E, tasto sinistro, e bam, mi teletrasporto nel punto in cui ho cliccato. È molto bello, perché soprattutto quando ci sono gli nemici, io posso teletrasportarmi dietro senza farmi vedere e ammazzarli. Questo qua non è... Oddio! Mi hanno grabbato. No! Mi hanno grabbato e non ho potuto fare niente. E poi mi sono dimenticato, vero? Se voi tenete premuto Shift, ogni personaggio ha un'abilità. Per esempio il mio personaggio diventa immortale, vado leggermente più veloce e i nemici non mi possono colpire, però io non posso colpire i nemici, quindi diventa una specie di stato fantasma, possiamo dire, chiamiamolo così. Ed è molto figo. E ogni personaggio ovviamente ha le sue abilità, il suo Shift e la sua Q. E ovviamente la sua arma. Onestamente io credo di utilizzare, cioè utilizzo sempre Reaper, quindi in questo video penso di utilizzare solamente Reaper, ma poi magari farò altri video in cui userò tutti i personaggi magari. Ok. Allora, vediamo un po'. Poi non ho provato tutti i personaggi, come potete vedere. No! Oddio! Stavo per utilizzare la mia super, ma mi ha congelato col personaggio che... Oddio! Nice! Ho ucciso questo ninja. No, sono stato ucciso. Ho fatto una doppia, ho quasi ammazzato uno. Ho preso l'assist. Questa è la kill cam, per esempio, ho dato la kill al support. E vabbè. Ah, vi esistono vari tipi di classi. Quindi praticamente l'assassino, che sono io, il tank, il support e non mi ricordo quale altro. Io la chiamo AD Carry perché sono abituato a giocare a League of Legends, quindi lo chiamo così. Allora, quindi stiamo difendendo molto bene. Ovviamente se i nemici catturano il primo obiettivo, il gioco gli dà 5 minuti in più e devono catturare un altro obiettivo, come potete vedere in alto. Poi una l'ha attivata la sua super, che è quella che ci fa vedere la posizione di tutti i nemici, cosa che mi piace molto. Come potete vedere questo personaggio è leggermente OP, però non è facilissimo di essere usato. Cioè sembra facile anche perché lo so usare, ci gioco anche da praticamente 2 giorni sto gioco di fila. Quindi ci sono chiuso tantissimo. Visto che è la open beta che dura soltanto 5 giorni e poi bisogna aspettare circa un mese per l'uscita del gioco, mi ci sto chiudendo parecchio. Che poi sono già a livello 9. Fatemi vedere, sì, sono al 9. E non so se quando uscirà il gioco vero sarò già a livello 9 oppure dovrò ricominciare. Onestamente non lo so. Mi ha ucciso. Ok, faccio schifo. Però ho preso l'assist. Bellissima. GG. Questo personaggio qua è un support. Vedete, questa è la mia ultimate comunque.
è un support che, come la sua abilità suprema, è quella di poter rianimare le persone in una zona, tutte le persone morte in una determinata zona. Madonna, quanti danni fa questo tizio. Cioè, quelli dovrebbe essere un tank che fa dei danni abominevoli. Guardate, mi ha tolto metà vita con un colpo. Madonna. Ok. Poi dopo vi farò vedere a fine video alcune caratteristiche di Overwatch. Intendo, perché ogni personaggio ha 54 cose da sbloccare. E con cose intendo vestiti, quindi skin, armi, pose del personaggio e così via. Ovviamente tutte queste cose sono sbloccabili. Sono sbloccabili giocando, non shoppando come magari determinati giochi, che alcune skin, facciamo finta League of Legends, devi, per comprarle devi, cioè per averle devi comprarle con i soldi reali. Invece no, qua è tutto devi giocare e vincere cose, e infatti questa cosa mi piace molto, non è un pay to win questo. Perfetto. Ci sono 21 champ, ognuno con caratteristiche diverse, come ho già detto ve le farò vedere tutti in video specifici, magari non tutti, perché non so se ho il tempo materiale per farlo, visto che, come ho detto, la beta dura solo 5 giorni. Facciamo 4, perché un giorno l'ho sprecato per giocarci, proprio mi sono chiuso con dei miei amici e niente. Questo qua infatti sto registrando, non so manco che giorno è, mi pare venerdì, sì, venerdì sera, quindi non so manco quando uscirà questo video, magari uscirà lunedì o qualche altro giorno. Come avete potuto vedere, quel personaggio lì ha un'abilità molto bella, mi ha ucciso, che è quella di poter parare i colpi, vedete, para tutti i miei colpi, poi può lanciare gli shuriken, come potete vedere, lancia gli shuriken che mi hanno preso. Quel personaggio si chiama Genji, come potete vedere a destra. È un gioco veramente atteso, che è stato fatto, come ho detto, da Blizzard, e ovviamente la Blizzard fa sempre degli ottimi giochi. Per esempio facciamo World of Warcraft, anche se a me non mi piace molto, soprattutto perché c'è quella cosa dell'abbonamento settimanale, cioè mensile, che ti devi fare per giocare. E poi invece anche, per esempio, Hearthstone, un gioco di carte abbastanza famoso, cosa che ci gioco ma non sono molto forte, quindi non so, diciamo molto giocarci, sì, perché quel gioco lì è molto pay to win, e se non paghi per vincere ci metti molto a, diciamo, ci metti molto a avere le carte e le robe. Cioè shoppando, diciamo, velocizzi molto il processo con cui puoi farti un deck potente. Oddio, mi ha massacrato. Quel personaggio lì è molto forte, come potete vedere si teletrasporta, fa molte cose fighe. Non l'ho mai provato, probabilmente lo proverò con voi al prossimo video. Come potete vedere, questi sono tutti i tipi di personaggi. E la quarta classe che non mi sono ricordato prima era il medico. Quindi c'è assassino, tank, medico e supporto. Cosa che mi piace un botto. Infatti questo personaggio qua cura un botto e ti riani, quindi è OP. Allora, anche quel personaggio lì, questo qua, mi piace abbastanza, non tanto da usarlo. Oddio, mi ha ucciso. Perché lo odio, perché ti congela. Cioè, lui ti spamma questo cavolo di robo e guarda, ti congela. E poi congelando ti stupro praticamente, vedete? È molto forte. Onestamente non so se riusciremo a vincere questo match oppure no. Ma l'importante è, questo gioco non è che mi piace, cioè mi piace vincere ovviamente, sia chiaro, ma non è l'importante vincere, ma anche divertirsi. A differenza di League of Legends, che ogni volta mi fa sperare, infatti probabilmente lo disinstallerò dopo che uscirà questo gioco. Poi magari ditemi se volete qualche video di, non di League of Legends, assolutamente no, quello non ve li porterò mai. Qualche video di Hearthstone che magari mi potrebbe piacere, non lo so. Ok, questo personaggio qua è fortissimo, ok. Cosa ho eliminato Kalindor. Perfetto. Però ci siamo uccisi a vicenda, probabilmente ha usato la sua super. Andiamo a vedere. Ok, io l'ho ucciso, però mi ha lasciato una bomba sul cadavere, perfetto. Visto come le partite durano intorno ai 5 minuti o massimo 8 praticamente, farò circa 2 partite d'episodio, a meno che proprio non ce ne sia una piena di roba che ci distrugga. Ok. Allora, andiamo a cercare di andare, per esempio, vedete, col teletrasporto dietro i nemici, dietro un coro qua. Madonna. Dai.
Oddio, allora. Ah, questo cos'è, un ascensore? Sì. Mancano 60 secondi. Questo personaggio, scusate se non ho parlato, questo qua che mi ha ucciso, è molto figo perché c'ha le ali. Come potete vedere in basso a sinistra vedete le kill e le robe. Io ho fatto 16 uccisioni, quasi 6000 danni. E che poi quelli sono, questo personaggio qua è centrato su quello. Fai le kill e intanto i tuoi amici fanno il resto. Cioè io non punto tanto, diciamo come altri personaggi, a curare quello robe là. Io punto solo a andare dietro i nemici, massacrarli e far vincere il team. Infatti sono un assassino. Ok. Pieno di gente. Ok, andiamo a difendere l'obiettivo ancora per 20 secondi. Oddio. E ho anche l'ultimate. E la cosa bella di questo gioco è che a fine partita ti fa vedere l'azione più saliente di tutti i round di quel match. Ed è una figata. Adesso vi farò vedere. Ecco, sono stato eliminato, sono un coglione. Magari questa non è la partita migliore, visto che sto facendo 16-10. Ma non volevo far vedere tanto il... tanto la bravura quanto è bello il gioco. Diciamo così. No, non possiamo perdere ora. Ci sono due nemici. Dai, dai, dai. Sono stato ucciso, cavolo. Ah, mi hanno ultato, cavolo. Sto per attivare la mia ultimate. No, non possiamo perdere. E abbiamo perso. Nice, abbiamo perso. Vabbè, come potete vedere adesso, appena finisce la partita, fa vedere la squadra nemica, i champion nemici. E poi vi fa vedere l'azione più saliente che io non ho fatto assolutamente. Per esempio l'ha fatta Kef, che usava Farah. Vediamo un po' cosa ha fatto. Ah sì. Questa qua dove mi hanno ucciso. Ha ucciso me. Ha usato l'ultimate, ha ucciso quel robo là. No, neanche. Vabbè, ha fatto una triplo, quindi tutto ci sta. Ah, e poi vedete, a fine partita potete votare il giocatore più utile. Magari io voto questo medico. Vedete, e vince. Non vince niente, solo la gloria, penso. Che magari ci ti dà dei punti in più, non lo so. Come potete vedere, poi qua a fine partita ci sono tutte le statistiche e c'è il livello totale. Quindi ragazzi, noi ci vediamo alla prossima partita. Bella. Ok ragazzi, abbiamo trovato una partita. Questa volta siamo a Numbani, che non so assolutamente dove sia. E ci sono tantissime mappe, mi sono dimenticato di dirvelo. E sono tutte molto grandi e molto belle, anche dipende anche dal tipo di partita che si fa. Adesso appena carica vi farò vedere. Ok, dobbiamo attaccare. Vedete, questo è il mio personaggio, Reaper. Però uso anche questo qua, che è McGree. Cosa che porterò assolutamente nel prossimo episodio. Quindi non vi spoilerò le abilità o niente. E niente, quindi iniziamo a massacrare qualche povero sfigatello che ci ritroviamo davanti. Magari questa partita sarà meglio. Ok ragazzi, è iniziata ormai, 2 secondi. Ecco, questo personaggio qua è un tank che tutti i nemici non possono... Oddio, cosa è successo? Possono sparare a quello scudo che attutisce molti danni. Noi possiamo sparare attraverso quello scudo. Io userò la mia modalità invisibile per passare qua dietro senza essere magari visto. No, fuck, non avevo visto. Che personaggio usavo questo? Soldato 76, che è il personaggio del tutorial. Ah, è vero ragazzi, poi se volete scaricare questo personaggio, questo gioco, basta che scarichiate battle.net, che praticamente è, diciamo, il sito, possiamo dire, da dove si scaricano tutti i giochi della Blizzard. È gratuito fino al 9 maggio, dove finisce la beta, e poi dovete acquistare il gioco, se volete, a 36 euro l'ho acquistato io, o 40, diciamo, arrotondiamo. E poi oppure la versione quella speciale, che costa, mi pare, 60 euro, cosa che però non mi interessa. E questo gioco uscirà per PC e PC Xbox One e il PC Xbox One e PlayStation 4. Ok. Oddio, ho ucciso uno e anche ho distrutto anche la sentinella. Vedete quel personaggio lì, quel robot è OP. È proprio forte. Adesso poi vi spiegherò un attimo le sue abilità. Ecco, questo qua è un altro Reaper. Cosa che però è molto più scarso rispetto a me. E quel robot, dentro quel robot c'è una bambina. Appena distruggete il robot, la bambina esce da quel robottone e la distruggiamo perché è scarsissima.
Ok, sto conquistando da solo. Vai, aiutatemi. Poi sfortunatamente è uscita di solito la stessa modalità, quindi quella di prendere la zona, soltanto che noi attacchiamo. Perché un'altra, oddio, un'altra modalità bella è quella in cui bisogna scortare un carro al punto finale. Fighissimo. Ok, questa è la kill cam. Vabbè. Nice, abbiamo conquistato l'obiettivo A. Ah, ok, no, invece è una modalità leggermente diversa. Noi dobbiamo scortare quella zona e poi vedete, dovremo scortare questo carro al punto obiettivo. Ok, io sto dietro questo robot qua perché almeno mi copre. Anzi, io uso il teletrasporto, me ne vado qua in cima e si lascia comandare. E poi se permette ti avete gli spray. Guardate che figo, oh Cristo. Muori, guardate che figo, ho ucciso Soleil. Ma no, ma come? Di solito lodo il sole, oddio. Comunque, è figo perché c'è un'abilità, la passiva di quest'uomo. Poi quest'uomo, tutta parte un uomo, vabbè. Quest'uomo che quando uccide una persona ci sono dei globi rossi. L'avrete visto quando ho ucciso una persona che mi hanno ammazzato. Prendendoli mi rigenera vita e penso di fare leggermente danno, un leggero danno in più. Questo qua che mira c'ha, scusate. Come cavolo faceva a sapere che ero lì? Vabbè. Poi c'è gente a livello 16, 17, wow. Mi sono quasi al 10 e penso sia tanto, dai. Cambio posizione. Guardate che bello questo spray, ogni volta l'ho sbloccato perché ho fatto un'impresa. Che sono tipo di achievements, praticamente. Ok, in questa partita sto giocando molto... Sto più parlando che giocando, praticamente. Dai, Soleil. Nice. Il carico è sicuro. Ok, ho preso la vita. Scappo giù. Ma se mi segue muore. Vediamo un po' se viene qua, visto che lo vedo. Oh, sono dietro i nemici. Questo è un cecchino. Oh, cavolo. Sto per morire. Ah, sì, poi il carro ha checkpoint. Quindi se moriamo ci spawniamo in un'altra zona e così via. Ok. Dobbiamo cercare di sgattaiolare dietro i nemici. Però questi qua sono abbastanza forti. Non sono molto scarsi. Anche qua è morto qualcuno. Quindi... Oh, mi sparano. Ui, il cavolo di samurai che è fighissimo quando urla in giapponese con la frase improponibile che ha appena detto, ma che... Ecco, questa qua stavo dicendo. Vedi, diventa tipo un figo della madonna e smazza tutti. È la sua Q, praticamente. Ok. Poi ovviamente se voi tenete premuto C avete le emote, le robe oppure tutte le mosse fighe per il personaggio. Magari dopo ve le faccio vedere. E niente. Allora, dobbiamo scortare, io me ne vado là in cima. Mi hanno anche colpito. Dice quel robotone del cavolo che è stato distrutto. No, è stato solo stordito. Ok. Boom, ucciso. Vedete, quello c'era un globo che mi ha curato. Ok, visto che ci sono, continuo a scortare il carro. E mi scuso se non stanno uscendo video della serie di Bioshock, ma sto avendo problemi a registrarlo. E cercherò di risolvere... il prima possibile. Ma dai, sono troppo lento. Quanto sto facendo? 6-5. Ah, che schifo. Sono in positivo, ma sto facendo il risultato del carro. Proprio forte Genji. Poi ogni personaggio ha la sua difficoltà. Per esempio Reaper ha difficoltà 1 su 3, mentre Genji è 3 su 3. Giusto perché un mio amico lo usa, quindi so qualche difficoltà già. È bello perché se te giochi con tanti amici potete organizzare. Uno fa il tank, uno fa il tank, uno cura, uno va all'assassino e così via. No! Ma quanti danni fa quest'uomo? Uccide sempre e solo sto samurai del cavolo, eh. Cioè non è possibile. Oh, mi vuole male questo samurai. Ho visto che è anche piaciuto... il video di Dark Souls 3, l'ultimo, quello, le dita usarie, in cui giocavo un po' online. E
Se volete ve ne porterò altre, anche se sono abbastanza difficili da registrare, perché non avendo l'HDPVR o qualcosa del genere, uso un metodo un po' strano per registrare dall'Xbox One, che poi magari vi spiegherò, ma penso che non vi possa interessare, quindi... Ok. Poi ho intenzione anche di portare magari qualche video su Rocket League, se vi possa un po' interessare, un gioco che ho acquistato recentemente. E niente. Nerfa questo. Bellissimo, nerfa questo. No! Vedete quel nucleo? Era sto robot qua che esplodeva. Era tipo la sua ultimate, penso. Per fortuna io ho preso. Ho messo la modalità. E vabbè, però non si può. Quel ninja è troppo forte. Ho usato l'abilità. Potevo schivare tutto e l'ho ucciso. Cioè, guardate, ma shotta sto tizio. Ah, poi sì, su battle.net mi chiamo Mitico Davide. Non mi chiamo The Original DAO perché su battle.net ho creato l'account circa 3 anni fa, quindi ero abbastanza piccolino. E niente, non si può cambiare il nome dell'account battle.net, quindi mi devo tenere Mitico DAO, che ha il suo fascino, sia chiaro. Ok. Allora, non vorrei perdere, visto che prima abbiamo perso in una maniera incredibile, proprio alla fine quando stavamo per vincere, gli ultimi 10 secondi qua. Ammazza. Ma basta. No, non sono morto. Come ho fatto a non morire? Sai che personalmente non lo so. Ah, stiamo scortando sta cosa. Oh, abbiamo vinto. E io quindi uso l'ultimate a caso. Ok ragazzi, quindi vittoria. Quindi una vittoria su due ci sta. Guardiamo un attimo la vittoria saliente e poi concluderemo questo episodio. Vediamo un po'. Ah, e poi nella beta non ci sono le ranked, che sono le classificate, ma poi le metteranno ovviamente. Vediamo un po' Pharas cosa ha fatto. Ha eliminato Solair. Una pioggia di giustizia. Ha ucciso 3 persone in totale. E basta. Ok, non ha fatto niente di che secondo me. A chi votiamo? Onestamente io voterò questo. E quando hai 5 voti diventa la carta epica. Vediamo un po' se... fa vedere? No, perché non hanno votato. Ok, sono quasi al 10. Se voi andate su Galleria Eroi, vedete, ogni personaggio ha 54 cosi da sbloccare. Che cosi intendo? Per esempio modelli, gli emote, le pose, gli audio, gli spray e gli highlights. Per esempio i modelli sono le skin. Per esempio del mio personaggio amo troppo questa skin, la skin Mariachi. Guardate che figa. E poi per esempio se voi andate su profilo personale, potete andando su icona giocatore mettervi delle icone che sbloccate. Ad esempio io ho sbloccato questa ma non mi piace, quindi mi metto questa. Perché se voi salite di livello, avete culo magari, e vi dà delle casse, dei forzieri che permette, apri il forziere e vi dà degli oggetti collezionabili. Quindi ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Dav, ciao a tutti ragazzi.